Elfo Pilsner, non mi far arrabbiare. Mi hai detto che tenevi te il conteggio delle cose. Lo vuoi fare o non lo vuoi fare? Le scatole ce l'hai? Quelle tonde, quelle quadrate, quelle rettangolari, ce le hai prese? I nastrini li hai presi? La carta colorata l'hai presa? Dopo rimaniamo senza, ne riparliamo che siamo in diretta, vedo che siamo in diretta. Ciao a tutti e bentornati a casa di Babbo Natale. Abbiamo incominciato ieri, oggi riprendiamo con le vostre telefonate per fare due chiacchiere, per farci gli auguri e per capire un po' di cosa fate durante le vostre giornate, se avete piacere di farmelo sapere. Aspetto le vostre telefonate. E i trenini elettrici ce li abbiamo? Come no, ce ne avevamo 1000. E i cavalli a dondolo? Quelli ci sono sicuro? I nastrini? Allora, ricordatevi che il nastrino nero va sulla scatola rossa, ve l'ho detto un sacco di volte. Non mi sbagliate il colore. No, non mi sbagliate il colore. Scatola rossa, nastrino nero. Questa cosa è importante, perché sono due colori che legano bene. Ve l'ho spiegato un sacco di volte. Poi, tutta la striscia rossa davanti all'ingresso l'abbiamo messa? Tutta la passatoia. Dopo ci sporchiamo i piedi. Dopo portiamo la neve dentro, dobbiamo pulire. Chi è che pulisce? Che dopo devo spazzare sempre io. Mi fanno arrabbiare, non stanno a sentire. Non mi danno retta, poi manca una cosa, ne manca un'altra. Come faccio? Dopo la gente con chi si arrabbia, i bambini con chi si arrabbiano con me. Dicevo anche ieri, ho chiesto scusa già, ve lo dico più tardi, ve lo dico. Pronto a casa di Babbo Natale, con chi parlo? Con Mattia. Mattia, ciao Mattia, da dove chiami? Da Gubra Montana. Cupramontana, dopo Iesi? Sì. Ecco, conosco, ho portato anche lì un po' di regali. Quanti anni hai? 8. Quindi cosa fai, la terza elementare? Sì. E come ti trovi a scuola? Bene. Bene, mi fa piacere. E così, se hai piacere sempre di raccontarmi cosa fai durante il giorno, fai colazione alla mattina? Sì. E che cosa, con cosa ti piace fare colazione? Con i biscotti e il latte. I biscotti e il latte. Poi vai a scuola, torni a casa e che c'hai un piatto preferito quando torni a casa a pranzo? Cosa speri di trovare? Tutto. Tutto. Poi cosa fai, i compiti o prima giochi e poi fai i compiti? Prima faccio i compiti. E poi vai a giocare? Sì. E hai un gioco che ti piace più di altri giochi, una passione, che cosa? Sì, giocare con mio leone, con mio fratello. Non ho capito, scusami. Giocare con le walkie-talkie con mio fratello. Ah, giochi con il walkie-talkie, giocate, vi nascondete, fate gli agenti segreti. Sì. Ho capito. E l'albero l'hai fatto? Sì. Hai aiutato a fare l'albero? Sì. E che colore ha l'albero predominante? Verde. Verde, verde. E chi l'ha deciso? Te, mamma, babbo, chi l'ha deciso? Tutti. Tutti. Sei contento che è verde? O ti piaceva un altro colore? No, mi piace questo. Da sentire, vogliamo giocare? Sì. Che cos'è? Bravissimo! Quest'anno abbiamo un premio simbolico che è l'applauso degli elfi. L'hai sentito? Sì. Oh, sono contento, mi fa piacere. E la letterina a Babbo Natale l'hai scritta? Sì. E si può sapere che cosa gli hai chiesto? Sì. Un tablet e una bussola. Un tablet e una bussola? Sì. E così sono curioso, perché la bussola, che passione è la bussola? Perché la scuola può fare ovest, sud, est,
Ah, ho capito, ho capito. Che ti può tornare utile anche a scuola, ho capito. Bravo, bravo. Vedremo di accontentarti. Sei stato buono durante l'anno? Sì. E vedrai che Babbo Natale cercherà di farti felice. Vuoi salutare qualcuno? Sì. Saluta pure. I miei cugini, Alberto, sì. Giovanni, mamma, Silvia, babbo Alessio, nonna Mirella, nonno Luigi, mio fratello Francesco. Tuo fratello Francesco, ma è lì con te? Sì. Mi vuol salutare? Ha piacere di salutarmi? Sì. Ciao Francesco. Ciao Francesco, quanti anni hai? 4. 4. E te hai chiesto il regalo per Natale? Sì. E che cosa hai chiesto? La macchina telecomandata. La macchina telecomandata, va bene. Anche a te Babbo Natale cercherà di farti contento. Va bene? Sì. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio che avete chiamato e vi faccio gli auguri di tante belle feste. Grazie di nuovo. Grazie. E un saluto a Cupro Montana. Ciao! Dicevo che ieri ho chiesto scusa perché l'anno scorso io quando ho portato i regali sono stato un po' birichino e in qualche caso ho avuto delle iniziative che non dovevo avere. Ho aperto il frigorifero e qualcosina ho smangiucchiato, soprattutto dove c'erano delle cosine che mi piacevano, e quindi magari la mattina la mamma o il babbo si è arrabbiato con qualcuno che non aveva colpe, quindi la colpa era la mia, vi chiedo perdono. Però se quest'anno di solito si lasciano i biscotti e il latte, quando viene Babbo Natale voi lasciate un pezzettino di pasta al forno e un po' di vino rosso, Babbo Natale è contento. Casa di Babbo Natale, pronto? Ciao! Con chi parlo? Angelica! Angelica, che bellissimo nome! Quanti anni hai? Quasi 4! Quasi 4! E anche te hai chiesto già qualcosa per Natale, Angelica? Sì! E che cosa hai chiesto, se me lo vuoi dire? La bambola volante! La? Bambola volante! La tavola volante? La bambola volante! Sento male! La bambola volante! Ah, la bambola volante! Bambola volante! Perdonami, ma io ormai c'ho una certa età, sento male, Angelica. Da dove chiami? Da Marotta! Da Marotta chiami? Noi trasmettiamo... Io sono collegato con l'emittente Fano TV, che radia su tutte le Marche. Conosco Marotta, è proprio lì vicino a Fano, mi sembra, giusto? Sì. Conosco, sì. Conosco. Quindi te cosa fai? Vai all'asilo? Sì. E ti diverti all'asilo? Sì. Sì, ma la Giulia... Non ho capito. C'è le amiche ci sono. Ah, c'è le amiche. Da sentire, e all'asilo abbiamo fatto fare qualcosa per Natale? Qualcosa di particolare? Sì. E che me lo puoi dire? Abbiamo fatto la melodia stare con tutti gli angioletti. Già avete fatto la recita? Sì. No! Non ho capito allora, perdonami. Abbiamo fatto i lavoretti di Natale. Ah, avete fatto i lavoretti di Natale, ho capito. E a casa invece hai fatto quell'albero, il presepe, l'hai fatto? No! Ma non lo fai o lo devi fare? Lo dobbiamo fare, non l'abbiamo ancora fatto! E te aiuterai a farlo? Sì! E ti rende felice questa cosa? Sì! Sì. Sono contento! Angelica, vuoi salutare qualcuno? Sì! La Gesi! Non ho capito, chi hai salutato? Gesi! E chi sarebbe? Pronto? Pronto? E Angelica purtroppo è caduta la linea.
Adesso in queste feste di Natale, adesso è il momento che si incomincia a addobbare la casa, si mettono le luci, si fa l'albero, si fa il presepe. C'è chi ha più la passione per fare l'albero, c'è chi ha più la passione per fare il presepe. Poi dove nelle case che ci sono gli animali, l'albero bisogna farlo un po' più in alto, perché il cane o il gatto possono dare fastidio. Casa di Babbo Natale pronto, con chi parlo? Angelica! Oh, Angelica, era caduta la linea! Non avevo capito chi avevi salutato. Eugenia! Eugenia? Sì! E chi sarebbe? La mia amica! La tua amica del cuore, vedrai che l'hai fatta felice! Angelica, io faccio gli auguri di tante belle cose per queste feste a te e a tutta la tua famiglia. Che sia un Natale sereno. Buon Natale anche a te. Grazie, grazie, sei dolcissima. Ciao Angelica. Ciao. Ciao. Carinissima Angelica. Dicevo, iniziano i preparativi, si incomincia... purtroppo io non è che voglio parlare sempre di cibo, però... lo sanno anche gli elfi. Babbo Natale segue questo percorso alimentare, diciamo, no? E quindi si informa su che cosa c'è da mangiare nelle case, su cosa si beve, su cosa si mangia, su che dolce c'è, perché poi nei posti dove fanno le cose che più mi piacciono, magari io vengo a salutare, mi lasciano un posticino a sedere, mi preparano il piatto e io approfitto. C'è chi è contento, di solito sono tutti contenti, però torniamo ai miei amici elfi. No, interrompiamo. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Sì. Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mia. Mia, e da dove chiami? Mia, da dove chiami? A Fano. Ah, Fano, a Fano. Conosco Fano. Ho visto che hanno fatto un albero gigantesco nella piazza. L'hai visto, Mia? Sì. Ti piace? Sì. È più bello quell'albero lì o quello che hai fatto a casa, se l'hai fatto? Ti piace quello più? Lì. Ti piace più quello che hai fatto a casa, di' la verità. Pronto? Sì. Da sentire, quanti anni hai, Mia? Tre. Tre anni, ma sei una creaturina. E già vai all'asilo? Sì. E avete fatto qualcosa all'asilo? Sì. E me lo vuoi raccontare? Sì. Cosa avete fatto per Natale? Avete giocato? Avete imparato qualche canzoncina? Sì. E magari vi fanno fare anche una piccola recita? Anche ai più piccoli? Sì. E te che parte fai nella recita? Lo sai? Passo mio fratello. Mi passi tuo fratello? Non ho capito. Ciao. Ciao, con chi parlo? Con Nicolò. Nicolò, ciao Nicolò, te quanti anni hai? 9. 9, quindi cosa fai, la quarta? Sì, faccio la quarta. Voi per Natale avete fatto qualcosa a scuola? Noi sì, abbiamo appeso delle case nelle finestre. Beh, vi ha appassionato questa cosa, ha dato un clima, sì, natalizio. Sì. A casa avete incominciato a fare qualcosa, l'albero, il presepe? Sì, abbiamo fatto l'albero. Hai fatto l'albero. E qual è il colore predominante? Perché quest'anno gli alberi sono molto colorati, mi hanno detto. Rosso. Rosso, rosso. Con qualche fiocchetto nero? No, con un fiocco rosso. Tutto rosso. Perché sì. Babbo Natale gli piace l'abbinamento del colore rosso con i fiocchetti neri. Non lo so perché, ma gli piace. Da sentire, e te alla mattina fai colazione a casa o porti via la merenda a scuola?
No, a casa, a casa. E cosa ti piace? Cosa? Biscotti? I biscotti, latte, tè. E quanto torni? Che gusti hai? Che cosa, che piatto ti piace trovare? La pizza. La pizza? Sei un appassionato, anche a Babbo Natale gli piace la pizza. E poi dopo cosa fai? Studio? Vai a giocare? C'è qualche passione? Sì, studio, anche bella calcio. Ah, ti piace studiare? Sì. Babbo Natale dice una cosa molto importante, che più si studia, più si ha la possibilità di trovare un lavoro che ti darà a sua volta la possibilità di fare tutti i regali che ti vuoi fare quando sei più grande, senza chiedere le letterine. Pensa che magia! Te l'hai fatta la letterina? Sì. E che cosa hai chiesto, se me lo puoi dire? Ho chiesto il borsone del calcio e un libro. Bravo, hai chiesto delle cose utili. Un libro ti piace leggere? Sì. E che cosa leggi? Leggo il diario di una schiappa. Il diario di una schiappa? Sì, vorrebbe dire cosa ha chiesto mia sorella. Dimmi. Mia, te cosa hai scelto? La carrozzina. Sento, non capisco bene. La carrozzina. Chiedo scusa, non ho capito, Mia, perdonami, sento male. Comunque Babbo Natale cercherà di accontentarvi, va bene? Sì. Tuo fratello vuole salutare qualcuno? Te vuoi salutare qualcuno, tuo fratello? Volete fare gli auguri? Sì. Sì. Fai pure. Dimmi, Mia. A chi vuoi salutare? Pronto? Alla mamma, al babbo, tuo fratello. Alla mamma. Va bene. Io vi ringrazio che avete chiamato. Vi faccio gli auguri per queste feste e che sia un Natale sereno. Grazie di nuovo. Ciao e un saluto alla città di Fano. Grazie, ciao. Adesso noi ci dobbiamo sentare un attimo, che come vi ho spiegato ieri per chi ha seguito la trasmissione, il satellite fa un giro, noi lo rimettiamo nella sua posizione con la manovella, perché noi lo giriamo con la manovella, e poi riprendiamo con le telefonate. A tra poco. Il satellite ha girato, siamo di nuovo in onda. Scusatemi, ma devo rimproverare l'elfo baguette, che gliel'ho detto anche prima. Con la carta rossa mi ci devi mettere il fiocchetto nero. Invece lì c'è il fiocchetto bianco. No, il bianco lo mettiamo con il blu. Carta rossa, fiocchetto, elfo baguette, non mi fare arrabbiare, eh? Oh, bravo. Volevo fare dei saluti. Saluto Giulia, di 6 anni, da Fano. Poi saluto Nicolò, 4 anni e mezzo, di San Costanzo. Poi Marco, 8 anni, di Montecchio. Ciao a tutti. Poi saluto Emma e Vincenzo, di 6 e 8 anni, di Staffolo, di provincia di Ancona. Poi saluto Cristian, Alex e Daniel, rispettivamente di 8, 10 e 6 anni, di Terre Roveresche. Saluto Sofia di Sant'Ippolito e poi mi permetto di salutare una bambina più grande, Giuliana del Porto, che ha avuto un problema ad un ginocchio e gli auguro una pronta guarigione. Saluto la bambina grande Giuliana del Porto. Un saluto carissimo a tutti quelli che ci guardano. E poi volevo leggervi una letterina, molto simpatica secondo me.
Ciao Babbo Natale, quest'anno sono stata brava e ti volevo chiedere un cane, se vuole papà, un telefono, ma se prendo il telefono non prendo il cane. Quindi vediamo cosa deciderà Babbo Natale, se portarti il cane o se portarti il telefono. Però il cane ci vuole il genitore che dà il consenso, se no non lo posso portare. Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Parli con Pietro. Pietro, da dove chiami Pietro? Chiamo da Pesaro. Da Pesaro, conosco. E quanti anni hai? Ne ho 10. 10 anni, cosa fai, la quinta? Sì. Allora, te sai che Babbo Natale guarda, gira, controlla. Ho visto che voi avete fatto una piazza tutta colorata. Sì. Ma è bella? Sì, bella, bella. È bella, è bella. Poi c'è tanto colore rosso, visto che a me il rosso mi piace, ma c'è anche il fiocchetto nero o solo rosso? Pronto, Pietro? Ma rosso. Rosso, tutto rosso. E poi so che a Pesaro c'avete un sacco di piste ciclabili. È vero che vi piace andare in bicicletta? Sì, ce ne sono molte di piste ciclabili. Te ci vai in bicicletta? Sì, faccio le rovesciate in bicicletta. Come le rovesciate? Sì, però a volte mi faccio male. Cioè c'hai le bici quelle particolari? Sì. Ah, fai, ho capito, uno sport. Ma c'hai le ginocchiere? Sì. Bravo, bravo, così almeno attutisci. Da sentire, Pietro, la mattina, così, per sapere un po' i fatti tuoi, no, diciamo. Quando ti alzi fai colazione a casa? Sì, faccio colazione a casa. E cosa preferisci? I biscotti, la merendina, la crostata? No, mi bevo il caffè d'orzo. Il caffè d'orzo? E cosa mangi? Che Babbo Natale è curioso. Le gocciole. Le gocciole, i biscotti, quelli con la cioccolata dentro? Sì. Buoni quelli, buoni. Quindi vai a scuola che c'hai più forza, no? Sei pronto? Sì. E poi quando torni, cosa ti piacerebbe trovare quando torni a casa, nel piatto? Mi piacerebbe trovare una casa addobbata. Una casa addobbata? Sì. Per le feste? Ancora non l'hai addobbata? No, ancora sì, ho messo l'albero. L'albero. E che colore predominante c'è nell'albero? È verde e ci sono molte palline. Molte palline verdi. E te hai contribuito? Sì. Farete anche il presepe? Farete? Sì, lo faremo tra un po'. E te aiuti a fare il presepe con le luci, con l'erba, il muschio? Io vorrei salutare mio babbo, mio zio e i nonni che mi stanno adesso guardando. Vorrei passare mia sorella Anna. Ah, benissimo. Pronto? Ciao. Anna, ciao. Anna, quanti anni hai? Sei. Sei. Cosa, hai cominciato la scuola quest'anno? Sì. E ti piace? Ti diverti? Sì. Sono contento. E te l'hai scritta la letterina a Babbo Natale? Sì. E che cosa hai chiesto? Una Barbie. Una Barbie? E una Barbie un po' più alta. Mi raccomando, non chiedete troppe cose perché poi Babbo Natale non ce le fa portarle. Perché se tutti chiedono molto, dove gli mette i regali Babbo Natale? Fa fatica, no? E tuo fratello Pietro cosa ha chiesto nella letterina, lo sai te? Pronto? Voglio salutare mia cugina Giulia, mia cugina Valeria, mia zia Laura, mio zio Andrea, mia nonna Ambra e la nonna Nadia. Un applauso dagli elfi per tutti questi saluti. No. Ma chi c'è? Un altro fratellino anche? Sì. E come si chiama?
Luca. E quanti anni ha? Uno. Allora gli mandiamo un abbraccio a Luca, Elfi. Salutiamo Luca che ha un anno. E sicuramente è uno degli spettatori più giovani. Vogliamo fare il gioco? Sì. Si vince l'applauso degli Elfi. Che mestiere è? Pietro, rispondi te? Astronauta. Bravissimo! Bravissimo! Allora io saluto Pietro, Anne e Luca, saluto la città di Pesaro, faccio gli auguri a Pesaro e a tutta la vostra famiglia che e sia... E saluto il nostro babbo da Modena. Va bene? Benissimo. Elfi, applaudiamo anche per il saluto del babbo, grazie. E tante belle cose, che sia un Natale sereno. Ciao e grazie per aver chiamato. Ciao. Sì, ciao. Ciao. È bello parlare con queste creature che ancora si devono aprire al mondo e sperando con tanta fortuna. Dicevo che a me gli Elfi mi fanno arrabbiare perché io gli dico, gli do i compiti, te devi seguire una cosa, te devi seguire un altro reparto, te le biciclette, te il triciclo. Cosa succede? Che poi loro vanno a dormire tardi perché c'è tanto da lavorare. Si svegliano alla mattina e non si ricordano più che cosa devono fare. Allora quello che doveva sistemare una cosa ne sistema un altro, quell'altro che non si sveglia e dopo noi rimaniamo in ritardo, arriviamo tardi con la consegna dei regali perché i pacchi non si fanno, non abbiamo il prodotto, dopo io a qualcuno rischio di non accontentarlo. E voi a chi date la colpa? Date la colpa a me, invece voi siete responsabili come me, assumetevi le vostre responsabilità, sì, sì. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Pronto? 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 No. Con chi parlo? Pronto? Con Alessia. Alessia, ciao Alessia, da dove chiami? Da Fano. Da Fano, Fano, conosco. E quanti anni hai? 9. 9 anni, quindi cosa fai? La quarta? Sì. Da sentire, magari lo sai, magari non lo sai, ma è vero che a Fano, in un bellissimo monumento, hanno messo un sacco di luci e fanno tutto un gioco di colori dentro questo monumento? Te sai niente? Non lo so. Non lo sai. Magari se poi ti informi, poi ce lo scrivi, ce lo fai sapere, che Babbo Natale è curioso, deve conoscere queste cose. Ok. Va bene, grazie. Mi dicevi che classe fai? La quarta. La quarta. E da come lo dici mi sembra che ti piace andare a scuola. Sì. Qual è la materia che preferisci? Italiano. Italiano. Leggi libri? Sì. E qual è l'ultimo libro che hai letto? L'amica di Orsacchiotto. Bello, bello. L'hai finito? Sì, ne ho letti due. Bravissima, bravissima. Sta a sentire che Babbo Natale è curioso. Alla mattina te ti alzi, come inizi la giornata? Come inizi la giornata? Fai colazione, prepari la borsa, cosa fai? Faccio colazione, mi vesto, mi lavo i denti e vado a scuola. Ah, bravissima, bravissima. Sta a sentire, colazione, con cosa ti piace a colazione? Che cosa prendi? Con il latte e i biscotti. Il latte e i biscotti. Anche te con le gocce di cioccolato? Anche te con le gocce di cioccolato? Sì. Perché a Babbo Natale gli piacciono i biscotti con le gocce di cioccolato. E quando torni a casa, cosa speri di trovare nel piatto? I cannelloni, buoni cannelloni. Anche quelli gli piacciono a Babbo Natale. E dopo cosa fai? Studi? Vai a giocare? Vado a giocare con mia cugina e mio fratello. E i compiti gli fai quando torni? Sì. Come si chiama tuo fratello? Gabriel. Gabriel? Ma se vuoi te lo passo, è qui vicino a me. Sì, aspetta una cosa, volevo chiederti. L'albero l'avete fatto? Sì, anche il presepe. No, tutto. E voi avete aiutato? Sì.
Siete stati contenti? Vi rende felice questa cosa? Sì. È bella la casa piena di luci, piena di colori? Sì. Sono contento. Mi passi Gabriel? Ok. Ciao. Ciao Gabriel. Quanti anni hai? 8. Quindi te che classe fai? La terza? La terza. E te, anche te, sei contento di andare a scuola? Sì. Mi fa piacere, mi fa piacere. E te fai colazione sempre con i biscotti con la cioccolata? Sì. E due per Babbo Natale me li lasciate la mattina quando vengo? Due di numero, non tantissimi. Me li lasciate? Non ho capito. No, se i biscotti me li lasciate anche a me per fare colazione. Sì, va bene. Va bene. Sta a sentire, le letterine le avete scritte? No, ancora no. Allora le aspetto, eh? Ok. Ok, volete salutare qualcuno? Sì, mia mamma, mio papà, mia zia, mia nonna e te. Grazie, grazie. E tutte le maestre. Grazie, e anche mille, ti applaudono. Vogliamo giocare per chiudere la telefonata? Ok, va bene. Che mestiere è? Il dottore che cura gli animali. Il veterinario. Bravissima. Gli elfi vi stanno applaudendo. Va bene, io vi ringrazio che avete chiamato. Saluto la città di Fano, saluto la vostra famiglia e che sia un Natale sereno. Grazie, okay, di nuovo. Grazie. Grazie. Anche a te. Grazie. Ciao. Allora, vorrei salutare Enea, 5 anni, di Fossombrone, e poi saluto Elliot e Santos di Fermo. Quindi prendiamo un po' tutte le cittadine dell'entroterra. Dicevo, se qualche volta i regali arrivano in ritardo, non è colpa di Babbo Natale, Babbo Natale si scusa, ma purtroppo l'organizzazione delle volte, che comunque è una mia responsabilità, ha delle pecche, perché ripeto, chi va a dormire tardi, chi è stanco. Poi quest'anno abbiamo fatto uno scambio interculturale e ve ne riparlerò alla prossima puntata. Intanto rispondiamo a questa chiamata. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Con Nicole. Nicole, ciao Nicole, da dove chiami? Da Pergola. Da Pergola? Sì. Ah, conosco Pergola. Mi sembra, non mi vorrei sbagliare, che questo fine settimana c'è una festa con la cioccolata e le visciole? Sì. Ah, Babbo Natale, quanto c'è da mangiare, è informato, eh? Per sentire, Nicole, quanti anni hai? 4. 4, cosa vai, all'asilo? Sì. E ti diverti? Sì. Da sentire, avete preparato qualcosa per le feste di Natale all'asilo? Una canzoncina? Sì. E che cosa? Sì. L'albero e il pesepe. E poi? E poi? Le luci. Quindi avete preparato. L'albero e il pesepe. Avete preparato diverse cose. Ma fate la festa per i genitori? La festa per i genitori la fate? Sì. Oh, sono contento. E dimmi, Nicole, l'albero l'hai fatto a casa? Sì. È molto colorato? Sì. E quindi è pieno di luce e colorato, sei contento? Sì. Mi fa piacere. Sì. E te sei un mangione, Nicole? Sì. E mangi i biscotti per colazione? Mangi i biscotti, ma ti piacciono anche a te come quelli di Babbo Natale con la cioccolata? Sì. Abbiamo gli stessi gusti, Nicole. Sì. Il presepe l'hai fatto? Sì. E hai aiutato a farlo il presepe? Sì. Da sentire, hai qualche animale? Sì. E che i animale? Pezzi. Eh? I pezzi. E come si chiamano? Non hanno nomi. Ah, non hanno i nomi.
Ho capito, quindi, ma te gli vuoi bene anche se non hanno i nomi? Sì. Da sentire, vogliamo giocare, Nicole? Sì. Che animale è? Bisogna che ti fai dare una mano, Nicole, a casa. Il cavalluccio. Il cavalluccio marino. Bravissimo, Nicole. Da sentire, vuoi salutare? Vuoi fare i saluti? Sì. Saluta chi vuoi. Mamma e babbo. E nonno e nonno. Va bene. Elfi, applaudiamo. Gli Elfi sono contenti dei saluti, Nicole. Allora, Babbo Natale ti saluta, anche Babbo Natale, che sì. Sta per chiudersi il collegamento. Saluta Pergola, che sia una bellissima festa della cioccolata e delle visciole, mi sembra. E tante belle cose a te e alla tua famiglia. Grazie per aver chiamato e un abbraccio. Te l'abbraccio. Grazie, grazie Nicole. Ciao. 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 Allora il collegamento sta per terminare perché noi siamo legati al satellite. Saluto Valerio di 7 anni di Montegranaro e poi, come dicevo ieri, chiudo con due parole. Vogliamoci bene.